Siamo con Vincenzo Facchineri, fresco vincitore del premio della critica di questa decima edizione di Bitonto Cantautori. Allora Vincenzo, non te l'aspettavi assolutamente, diciamo la verità. Sinceramente no, no, è sempre un terno al lotto quando si partecipa a dei concorsi dove la qualità dei partecipanti, escluso me magari, ecco, è molto alta. Devo dire che ho apprezzato molto i miei amici, colleghi, che mi hanno dato ottime sensazioni, bravissimi musicisti, bravissimi cantanti, e con belle canzoni, ecco. E quindi non me l'aspettavo assolutamente di vincere. Beh, per aver vinto il premio della critica anche la tua qualità è alta, adesso lo dico io perché io posso farlo, tu invece no. Allora, sei contento, si vede. Come mai questa scelta di fare soltanto musica impegnata dal punto di vista civile? Ma sinceramente non è che uno quando deve scrivere qualcosa si impone, devo scrivere questo, devo scrivere quello. Per me è una cosa innata, direi, che risale a moltissimi anni fa. Io in pratica scrivo anche romanzi, ho scritto romanzi, e tutte su tematiche sociali. Poi, tra l'altro, forse è una deformazione professionale. Ho visto tante di quelle cose in 33 anni di carriera militare. Ho fatto il carabiniere per 33 anni, quindi sono stato un anno in Bosnia dopo la guerra e ci ho scritto due libri lì, una canzone pure dal titolo Bosnia, che porto nei miei concerti, è molto molto apprezzata, e quindi sinceramente forse sarà questo che mi spinge, ma cioè nell'intimo io non me lo impongo. È ovvio che poi tra tre o quattro canzoni di proteste così via, mi esce la canzone d'amore, per esempio dedicata a mia moglie, ecco, gliene ho dedicato due, oppure scrivere una canzone per qualche gruppo che magari me lo chiede, oppure anche per qualche interprete femminile, non c'è problema, ma non è che me lo dici oggi e io te la faccio davanti. Se mi esce, te la faccio poi in 10 minuti, ma mi deve uscire, la devo sentire mia prima che la do agli altri. Senti, i tuoi prossimi impegni, i tuoi prossimi lavori? Niente, i miei prossimi lavori sono arrangiare gli ultimi tre pezzi, tra cui il pezzo che dicevo, che ho detto in sala, sui preti pedofili, l'uomo vestito di nero. Poi c'è una canzone che devo arrangiare, che devo proporre a Loredana Bertè. Allora, perché c'è pure Arisa, eccetera. Allora, no, nome importante, insomma. Sì, vabbè, sì, poi la proposta la si fa, poi bisogna vedere se loro accettano, no? E poi ci sono delle altre canzoni che sto scrivendo, che in pratica poi racchiuderò in un CD, spero presto, con 12 pezzi, tutti insomma sulla stessa, non dico sulla stessa tematica, ma che hanno come filo conduttore appunto vari aspetti della nostra società. Senti Vincenzo, noi ti ringraziamo tanto, in bocca al lupo per il tuo futuro. Vorrei che tu ringraziassi anche i nostri utenti, perché ci sono state anche delle ottime critiche che sono arrivate su Facebook durante la diretta. Allora, io ringrazio di cuore tutti gli ascoltatori di Radio Doppio Zero, anche coloro che non mi hanno lusingato, tutti. Un abbraccio forte forte forte, perché voi in pratica siete il motore di noi, tra virgolette, artisti, con la A minuscola magari io, ma se non ci fosse il pubblico, se non ci fossero gli utenti che ascoltano le nostre canzoni, e basta pure uno solo che ti dice bravo, ecco, questa allora è la spinta per continuare e per fare sempre meglio, si spera. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Sono ovviamente felicissimo, non è una frase retorica e non lo dico chiaramente per piaggeria, però veramente per noi che scriviamo musica, per noi che scriviamo canzoni, sono come portare, no, delle figlie che sono le canzoni o figli alla recita e vederle poi, no, e fare le cose bene, e quindi sono veramente veramente felice. Il disco è uscito da pochissimo, è uscito a settembre, si chiama Conserve ed è distribuito ovviamente Egea, quindi la gente può trovarlo in tutti i maggiori, no, store, quindi iTunes, Spotify, e quindi spero che questo disco piaccia e io voglio portarlo in giro proprio per farlo ascoltare.